Sì, niente, io ho 31 anni e soffro di disfunzione da sempre, in pratica, dai primi rapporti, da quando ho 16 anni, 15, insomma. Facendo tutti i percorsi con i dottori, con i vari esami, non si è mai trovata una causa, quindi insomma sono sempre stato abbastanza demotivato e abbastanza depresso in questi anni, diciamo. Non ho mai vissuto appieno la mia vita come un uomo dovrebbe fare. Ho cominciato con le pastiglie, che però sono risultate inefficaci e poi sono troppi effetti collaterali. Passando poi per le iniezioni intracavernose che mi hanno dato dei risultati, ma temporanei, perché comunque dopo un tot di anni gli effetti non erano più quelli di prima, e sono arrivato a 3 o 4 anni fa e ero impossibilitato anche con quantità enormi di prostaglandine a non avere rapporti. Poi sono venuto a contatto con i dottori, con il dottor Antonini, e appena ho saputo di questa possibilità non ho esitato, quindi mi ha cambiato la vita. Quindi posso solo che ringraziare, meriterebbe un premio Oscar. Soddisfacenti, sono sereni soprattutto, la serenità è la prima cosa che ho acquistato. Quindi il piacere di stare con una persona, con un partner, senza avere stress, e poi quindi concentrarsi ancora meglio sul rapporto, che sono ancora più motivato e carico di prima, quindi non posso che essere soddisfatto. Quando voglio, come voglio, qualsiasi ora, stanco, non stanco, pancia piena, pancia vuota, una roba super. No, per adesso no, e non penso che se ne accorgeranno mai. Ma i testicoli non me li hanno ancora toccati, però a livello dell'asta del pene, assolutamente come prima, anzi meglio di prima, perché il pene poi a riposo è ancora più grande, è ancora più rigido, e a livello di prestazioni, di sensibilità, di penetrazione è assolutamente rimasta intatta il tutto. Quindi c'è solo questo piccolo pulsante, questa pompetta che è nascosta benissimo, che però una persona deve andare lì e proprio toccarti dentro. Se vuoi puoi dire quello che vuoi, che tanto te la gestisci la cosa, ecco. Tutto il resto sono palliativi, non sono cure definitive, e si vive male, si vive stressati, si vive demotivati e non sei a pieno delle tue potenzialità, quindi io consiglio assolutamente di intraprendere il percorso che ho fatto io senza neanche pensarci. Un secondo, professor Antonini, professor Deò. L'intervento di per sé non ho sentito nulla, ovviamente. Ho avuto dei leggeri fastidi post-operatori, ma penso che sia normale. Un po' di ematomi che si sono risolti nel giro di 10-15 giorni, e dopo un mese, 28 giorni, ho avuto il primo rapporto. Quindi, poi facendo attività sportiva ho già ricominciato tutto, quindi nulla da dire. Lo rifarei?